Consumar esta bebida ayuda a eliminar las venas varicosas y venas del riñón rápidamente. Venas varicosas y venas del riñón en corto tiempo pueden obtener dilatado y alungado, render la gamba si confían en ser dolorante. Esta es una bebida eficaz solo con tres ingredientes naturales que ayudará a eliminar las venas varicosas y las venas del riñón naturalmente y rápidamente. Si activará la circulación, aunque tonificación y disminuirá las dimensiones de las venas fino a cuando no se combinan completamente, dando a la gamba un aspecto mejor completamente. Ecco come preparare questa bevanda. Il primo ingrediente da preparare è la carota. Le carote sono una fonte particolarmente buona di fibre e potassio. La fibra aiuta la funzione intestinale a essere sana. Questo è particolarmente importante se si tende a avere costipazione. Lo sforzo fisico utilizzato per passare le feci può creare una forte pressione addominale interna che può aggravare le valvole venose danneggiate. Inoltre, carenza di potassio può causare ritenzione idrica nel vostro corpo. Questo aumenta il volume di sangue nel vostro corpo e crea una pressione supplementare sulle valvole vena. Per questa ricetta avrà bisogno di una piccola carota, circa 12 grammi. Puoi succhiare la carota, non dimenticare di pulirla prima. Dopo il peeling, tagliare la carota a fette. Ora prendete una casseruola e aggiungete 500 ml di acqua. Cuocere quest'acqua fino a ebollizione. Una volta che l'acqua raggiunge il suo punto di ebollizione, aggiungere la carota affettata. Lasciare cuocere le carote per un po'. Nel frattempo si prepara una foglia di aloe vera e estrarre il suo gel. Consumare aloe vera aiuta a aumentare il contenuto di acqua nell'intestino. Questo aiuta a stimolare la peristalsi che aiuta a abbassare le feci normalmente. Le vene delle gambe sono danneggiate dalla tensione creata dall'attività muscolare necessaria per un difficile movimento intestinale. Pertanto, consumare aloe vera aiuta a alleviare questa pressione. Abbiamo solo bisogno di una piccola quantità di gel di aloe vera, quindi taglia un piccolo pezzo di aloe vera per evitare sprechi. Ora sboccia il pezzo di aloe vera. Quindi risciacquare con acqua per pulire il suo lattice, lo strato giallo che lo ricopre. Questo lattice ha un sapore amaro. Dopo il risciacquo, raccogliere due cucchiai di gel di aloe vera in un fruttore. A quest'ora la carota è cotta e è morbida. Spegnere il fuoco. Lasciarlo raffreddare un po'.
Puoi buttarlo a fruttore insieme all'aloe vera. Ora accendere il fruttore e frullare fino a omogeneizzare. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un cucchiaino di miele per addolcire la bevanda. Versare la bevanda nella tazza e consumarla. Consumare una tazza di questa bevanda come batter di uno spuntino o semplicemente come sostituto per una bevanda industriale, ma mai come sostituto per il pasto principale. Non più di una tazza di questa bevanda al giorno dovrebbe essere ingerito. La durata di conservazione di questo rimedio è un massimo di 2 giorni in frigorifero. E alla fine, se ti piace questo video, dai un pollice in alto e condividi con i tuoi amici. Se vorresti più ricette e suggerimenti, iscriviti al canale.